Questo è un negoziato molto serio e difficile. Sono in gioco i prossimi 7 anni dell'Unione Europea. Ci sono 3 obiettivi essenziali che sono l'equità, la solidarietà e l'uso efficiente delle risorse. L'Italia finora è stata sproporzionatamente penalizzata. Per noi non è così importante come per altri un limite al totale del bilancio, perché certe cose sono prodotte più efficacemente ormai a livello comunitario che a livello nazionale e quindi farebbero risparmiare i bilanci degli Stati membri. Però per noi è assolutamente essenziale che l'Italia ottenga risultati migliori di quelli di oggi e migliori di quelli prospettati nelle bozze negoziali per quanto riguarda i fondi per la coesione, per quanto riguarda i fondi per l'agricoltura e anche per quanto riguarda i meccanismi di ripartizione. Non accetteremo soluzioni che consideriamo inaccettabili, saremo naturalmente disposti anche dopo questa sessione, se non si raggiungerà un accordo, a lavorare in modo costruttivo, ma avremo nei confronti dell'Europa lo stesso rigore che stiamo dimostrando nei confronti di noi stessi. Metterete in giro, Presidente, se sarà necessario?